Anni le nostre vite si sono un po' mescolate, insomma, siamo diventati tutti amici e nel vero senso del termine. E inevitabilmente abbiamo finito per condividere anche le nostre storie personali, con tutte le gioie, le preoccupazioni, talvolta purtroppo anche i dolori e le sorprese che la vita sempre ci riserva. Ecco perché questa mattina mi permetto per una volta un momento da persona e un po' meno da professionista e vi presento una persona che per me è molto speciale perché noi due domani compiamo 10 anni. E allora, prima di presentarvela, guardiamola in questa sua specialissima lettera. Caro fratellone, come stai? Come va con il lavoro? Sai, io ho fatto da poco le analisi del sangue e i risultati sono ottimi. Sto veramente benone. Come ti avevo scritto tramite messaggio, un mio libro scritto da una mamma che qualche anno fa ha perso la figlia per colpa della leucemia. Fratellone mio, ogni giorno ringrazio Dio di tutti i momenti felici e meravigliosi che ho vissuto e continuo a vivere. Lo ringrazio anche di tutti quei momenti orribili e tristi che ho vissuto, perché grazie a questi sono diventata più forte e più responsabile, ma soprattutto lo ringrazio infinitamente di avermi fatto rivivere la vita quando la stavo perdendo. Se adesso sono qui a scrivere è proprio grazie a te. Il sangue che per adesso sta scorrendo dentro le mie vene è quello tuo e ti sono infinitamente grata. Io sono veramente felice di vivere e se in qualche momento della vita mi sono sentita triste, ripenso a quanto ho lottato per vivere e subito svanisce la tristezza. Se si desidera veramente realizzare un sogno, bisogna combattere con tutti noi stessi per averlo. E nel mio caso è stato, e lo è ancora, lottare per la vita. Adesso, caro fratellone, spero con tutto il cuore di sentirti, ma soprattutto di rivederti presto. Mi manchi molto di presenza, ma dentro di me ho sempre la sensazione che tu mi stringi la mano e mi dici, io ci sono. Beh, sono passati 10 anni, domani sono 10 anni da quel giorno di maggio in cui a vincere la lotteria della vita, come io la chiamo, siamo stati in due, io e la mia sorellina di sangue, Valeria. Valeria Favorito. Eccola! Che bello! Ciao Valeria, benvenuta. Ciao, come stai? Bene, bene. Bene. Senti, aspetta, salutiamo papà. Sì. Papà Luciano, buongiorno. Ciao Luciano. Prego, accomodati. E sentiti a casa tua, perché insomma Grazie. questa è stata per 5 anni anche un po' casa mia. Come stai? Bene, Tu non ti emozioni molto o fingi di non emozionarti? bene. No, mi emoziono, però non esageratamente, diciamo. Perché è una persona con un carattere forte questa ragazza qua. Sarà l'esperienza che hai dovuto vivere, che adesso magari proverai a raccontarci, però Sì. tu c'hai un coraggio che io, per esempio, non ho mai avuto. Tu sei capace di buttarti col paracadute, cosa che io non farei neanche se Sì, mi buttassero di forza. perché diciamo quel gesto lì è stato per dire come io che sono una persona che comunque ho subito un trapianto di midollo osseo, ho saputo fare questo, così spero anche che una persona che sta bene, ha sempre vissuto nel benessere, riesca a fare il gesto di donare midollo osseo, perché quello è il gesto più eroico che si possa fare. Senti, allora intanto insomma, ogni tanto me lo racconti come vanno i controlli medici, ma visto che raccontiamo una storia anche a chi magari ha la sensibilità per pensare di diventare donatore di midollo, raccontaci intanto come va, i controlli medici Beh, cosa dicono? sinceramente ho fatto i controlli proprio a inizio di questo mese, proprio perché me lo fanno, diciamo, i controlli più importanti una volta all'anno Sì. ed è tutto a posto. E vai, bene, bene. Allora, domani, dicevo prima, che domani è il 20 maggio, saranno esattamente 10 anni, e tu te lo ricordi bene, dal giorno del nostro incontro, che noi non ci siamo proprio Esatto. incontrati di persona, però siamo venuti in contatto grazie alle nostre cellule staminali, no? Che sono Sì. entrate in contatto, il giorno del Sì. trapianto. La mattina di quello stesso giorno era domenica, io ero entrato, scusa, ho preso degli appunti perché Non c'è rischio poi di problema. perdere il controllo se vado a braccio, sono entrato in sala operatoria per donare quel midollo osseo che era risultato compatibile con il tuo, credo quasi al 100%, Sì, era quasi al 100%. anche. Ecco, ci racconti a chi magari non conosce questa storia, magari a chi è interessato, ribadisco, a
a sapere, perché poi è quella la molla per poi diventare donatore, come è stata la tua vita dal momento in cui hai scoperto la malattia, insomma? Tu eri ancora una bambina, sì, no? Sì, avevo 11 anni quando mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta. Lì in quel momento ancora non capivo nulla all'inizio. Dopo però 2 settimane che ho incominciato a capire che a scuola non ci potevo più andare, che comunque non dovevo più condurre la vita che conducevo pochi giorni prima, lì è cambiato tutto. Ho incominciato poi a fare gli effetti farmaci, quindi incominciavo un po' a rivoluzionare ciò che per me era prima nella normalità. Diciamo che subito mi hanno detto, guarda, mi hanno spiegato cosa avevo, come dovevano fare per farmi guarire. Ah, quindi i medici ti hanno raccontato immediatamente tutto, la verità? Sì, da quella sera mi hanno raccontato tutto, qualsiasi cosa dovevano farmi, anche perché io volevo sapere. Cioè, papà che ti segue e annuisce a ogni tua parola, anche perché insomma, bisogna immaginare come l'avrà vissuta la tua famiglia, magari dopo ce lo racconti. E quindi insomma... Che subito, appunto, dopo che mi hanno raccontato questo, ho subito la chemioterapia. Si sperava che con la prima chemioterapia io guarissi, invece non fu così. Diciamo che serviva per stabilire la malattia, per non farla progredire, che sennò già avevo l'80% di midollo osseo ammalato, quindi non bisognava aspettare. Quando hanno visto che non guarivo con la chemioterapia, l'unico rimedio era effettuare un trapianto di midollo osseo. Io nella fortuna, diciamo che sono stata fortunata perché ho un fratello e una sorella, però purtroppo anche sfortunata perché non erano compatibili con me. Sì, avete fatto i controlli in famiglia e purtroppo sì, non c'era compatibilità di midollo. Esatto, è stata fatta la tipizzazione. E l'unico rimedio era trovare un donatore extrafamiliare. Senti, la tua famiglia come ha gestito quel momento così drammatico? Diciamo che davanti ai miei occhi sembrava come se fosse tutto normale, invece si vedeva perfettamente che avevano un dolore enorme, anche perché un conto non vivere, un conto essere lì di persone e vedere la propria figlia che soffre, è un dolore immenso, che è indescrivibile. Ascolta, tu mi hai scritto per i primi anni, seguendo le regole della legge, che dopo magari ne parliamo un attimo, perché in teoria non ci si potrebbe conoscere, e tu hai saputo che ero stato io perché tuo papà ha interpretato delle parole che ha detto Romina Power. Io in quel periodo stavo facendo Per tutta la vita con Romina, proprio oggi facevo la puntata e il giorno dopo avrei fatto l'espianto delle cellule, no? E, però la regola insomma è che non ci si può conoscere per ovvi motivi di condizionamenti che io capisco e rispetto. Tu mi hai scritto delle lettere che poi venivano censurate per evitare che io capissi da dove provenivano, però Valeria ce l'ha scritto come firma e mi hai raccontato di una nonna speciale, sì, che ti ha dato grande forza e che sottolineava la possibilità per te poi di poter un giorno coronare un sogno. Sì. Cosa ti diceva la nonna? Mia nonna diceva sempre non avere mai paura, perché la paura non fa parte, cioè non vuol dire avere fede, invece chi ha fede non ha paura, ma affronta la vita giorno dopo giorno. Insomma, la nonna ti ha lasciato, ti ha passato un gran bel testimone. Sì, stato il mio esempio di vita. Senti, poi ti aveva augurato di coronare un sogno che era quello di lavorare sui vini, o ricordo male? Diciamo... No, questo, diciamo che mi augurava tutto il bene, quindi sì, qualsiasi certo obiettivo io volevo raggiungere, che lo dovevo raggiungere. Allora, ricordiamo naturalmente a chi fosse interessato che grazie all'iscrizione al Registro Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo, che ha sede presso l'ospedale Galliera di Genova, è possibile dare una speranza concreta di guarigione anche ai malati di leucemia come appunto Valeria, che non riescono a trovare in famiglia un donatore compatibile. Ecco, allora intanto Valeria, raccontaci come si diventa donatore di midollo osseo. Allora, basta andare nel proprio centro ospedaliero dove fanno le tipizzazioni, basta fare un piccolo controllo, quindi prima di iscriversi ti fanno delle analisi. Esatto. Analisi del sangue, no? Sì, analisi semplicissime.
Successivamente ti dicono se sei idoneo o meno. Se sei idoneo ti fanno un piccolo prelievo di sangue periferico e rimani iscritto nel registro italiano. Vieni messo lì con un codice internazionale. Esatto, con un codice per cui chiunque abbia quello stesso codice e ha bisogno ti può rintracciare e può dire: per favore mi dai una mano. Certo, che ho un problema serio, certo, di salute. Perché rimane nella banca internazionale. Esatto. Il centro italiano si trova a Genova. Quindi qualunque ospedale avesse bisogno cerca nella banca dati se c'è un donatore compatibile o meno, quindi è una cosa molto importante. Ecco, pensate che nel 1990 i donatori italiani di midollo osseo erano pochissimi, insomma era appena iniziata la raccolta, l'ADMO era appena nato, solo 2500 e oggi sfiorano i 400.000, che è già un bel numero. Traguardo. Ma per salvare le vite di chi è malato di leucemia servono più donatori. Certo. Per cui noi oggi ci incontriamo, festeggiamo i nostri 10 anni, ma lanciamo anche un appello, no, alle persone sensibili. Infatti, io faccio parte dell'ADMOR, Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca di Verona, e ogni giorno l'associazione si impegna ad andare nelle scuole, andare in fiera, andare in diversi post per sensibilizzare la gente a donare, specialmente i giovani, perché si può iscrivere i giovani dai 18 ai 35 anni, anzi oggi come oggi si è portata la soglia ai 37 anni perché nel momento in cui uno si iscrive rimane iscritto e può donare fino ai 55 anni e purtroppo tante persone che compiono quell'età vengono cancellati dal registro, quindi è importantissimo. Quindi bisogna anche rimpiazzarlo, sì, certo. Sì. Bene, mi sembra che tu sia stata chiara, noi non abbiamo qui elementi medici che ci assistano, quindi non entriamo troppo nel merito. Talvolta quando qualcuno mi ha chiesto in cosa è consistito l'intervento, qui parliamo appunto di 10 anni fa, se avevo avuto paura, sì, ho avuto paura perché è lecito avere paura, perché comunque fai una cosa che non è abituale. E forse si può anche rischiare qualcosa, ma lì dipende ovviamente dal caso. Il caso, se ci si mette, può fare guai anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Però insomma mi ricordo che ho avuto un po' di buchini sul fondo schiena. Dopo 3 giorni sono tornato sul set della fiction dell'Avvocato Bonelli. Dopo 4 giorni ho presentato la partita del cuore. Anche se oggi come oggi è andata avanti la medicina e la chirurgia, quindi no, diciamo che sì, si espiantano adesso dalle osse iliache del bacino, esatto. Però fanno solo 2 punturine, niente di più. Ah, vedi, e addirittura, quindi si è semplificata molto l'operazione. E addirittura nel momento in cui viene chiamato il donatore, viene richiesto, intanto gli viene detto al paziente se vuole fare un espianto dal midollo osseo periferico, quindi un semplice prelievo. Un semplice prelievo. Oppure se in quel caso al dottore gli serve delle osse iliache del bacino e l'espianto. Quindi diciamo che è molto più facile, sì, di quello che era 10 anni fa. A parte che non è rischioso e poi comunque fa meno paura, se vogliamo dirla tutta. Ecco, è quello che non mi stancherò mai di raccontare, invece è l'emozione che si prova nel sapere che da qualche parte nel mondo, perché appunto di solito non si viene a sapere, c'è una persona nelle cui vene scorre il tuo stesso sangue, sì, che nel nostro caso è curiosamente il sangue di un uomo, sono uomo, nel corpo di una bella ragazza. Grazie. È sempre più bella, Luciano, questa ragazza, complimenti. Ora quindi mi viene da chiederti, starnutisci spesso? Eh no, non vorrei averti passato questo problema, non te l'ho passato? No. Sei allergica al peperone? No. Vedi, ho passato solo le cose buone, vedi, benissimo. Credo che... Vai, cioè... Le sorelle di trasmissione. Sorellina, coetanea. È vero che ti dissero che il tuo midollo osseo sarebbe servito per salvare una bambina del nord Europa? Certo, perché... Per esempio per la privacy di cui parlavi. Per la famosa privacy, mi dissero questo, che c'era una bambina intorno ai 12 anni che... del nord Europa, Verona effettivamente del nord Europa, che avrebbe avuto bisogno di questo. Io chiesi di rinviare l'intervento perché stavo facendo 2 lavori insieme e mi dissero che non era possibile perché questa persona avrebbe avuto problemi e ad arrivare. E quando hai scoperto che la bambina invece era Valeria e viveva a Verona? Valeria l'ho incontrata alla partita del cuore del 2006, perché che era proprio quel giorno lì,
quindi dopo 6 anni, e lei mi ha fatto la bella sorpresa di arrivare e di dirmi con il fratino da fotografo, perché se l'era fatto prestare da un fotografo molto generoso, quindi è arrivata e mi ha detto sono Valeria, mi ha abbracciato e non puoi capire che emozione è stata. Emozione. I fotografi si chiedevano ma chi è? Perché si abbracciano e si commuovono? Allora Valeria, io concluderei questo nostro incontro intanto dicendoti che sono felice di vederti così bella e così serena e così sana, facendo tanti auguri anche alla tua famiglia, e concludiamo con le parole della lettera testamento di un ragazzo che aveva solo 20 anni sul finire degli anni 80, quindi nell'89, Rossano Bella, e sono, pensa, le parole che mi hanno veramente toccato e mi hanno aperto il cuore alla donazione, perché per diventare donatori ci vuole qualcuno che ti faccia lo switch on, cioè che ti apra, visto che parliamo, che ti apra il cuore e anche il cervello a questo tipo di sensibilità. Prima di morire Rossano salutò i suoi cari con queste parole: per amor di Dio, non fate che la mia morte non serva a nulla, combattete la leucemia. Anche sulle parole di Rossano è nata 20 anni fa l'associazione donatori di midollo osseo, a cui naturalmente faccio gli auguri per questi 20 anni di percorso così importante. Io e Valeria siamo, come dire, un esempio fra i tanti di come sia importante e meraviglioso donare un po' di noi agli altri quando gli altri hanno bisogno di noi. Tanti auguri, grazie a papà Rossano. Grazie. E avanti tutta, ciao. Poi dopo ci vediamo una cosa al bar, aspettami, ciao. Allora dopo darò anch'io un bacio a Valeria per aver accettato l'invito di venire a raccontare la sua storia insieme a Fabrizio. E adesso grande evento, parliamo di un grande evento per tutti gli appassionati dell'opera lirica al Teatro dell'Opera di Roma. In questi giorni sta andando in scena la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, opera lirica in 3 atti che vede alla direzione dell'orchestra uno dei maestri più carismatici del panorama internazionale, che è qui con noi, che è Daniel Oro.